Ciao a tutti, buonasera. In realtà sono le 3 di notte, però sto registrando questo video che vedrete in un venerdì sera, probabilmente di novembre o di dicembre. È una lettura di tarocchi interattiva dove oggi ci domandiamo: questa persona, probabilmente la persona con cui vogliamo stare, lotterà per me? Questa è una domanda molto molto interessante. Che faccio perché io me la pongo per prima, ma non partecipo perché altrimenti non funziona, perché quando devo leggere le carte a me comincio a impappinarmi e chiunque legga i tarocchi sa benissimo che dopo ti chiedi, è così, ti vengono i dubbi, no, è così perché vorrei che fosse così, perché ho paura che sia così. Bisogna avere una certa empatia, ma anche un distacco emotivo per leggere i tarocchi. Non si può leggere i tarocchi a se stessi, secondo me. Però vi regalo questa domanda perché è una domanda che trovo interessante e quindi cerchiamo di rispondere. Allora, la persona che mi interessa lotterà per me? Cosa significa lottare? Vuol dire si arrenderà alla prima difficoltà, vuol dire cercherà di andare oltre determinati problemi, cercherà di superare determinati suoi limiti e tutta una serie di cose pur di stare con me. Vediamo che cosa ci rispondono le carte. Allora, come al solito potete scegliere tra il primo dado che colore è. Che colore è, ragazzi? Facciamo finta che sia viola? Facciamo viola, rosso e giallo. Numero 1 viola, numero 2 rosso, numero 3 giallo. Concentratevi, insomma, vedete quale mazzo vi tira di più l'attenzione oggi, da quale vi sentite attratti. E vediamo se sotto c'è qualche notizia interessante sulla persona che ci interessa, soprattutto se, non tanto se le interessiamo, ma soprattutto se farà qualcosa di concreto per cercare di rimanere con noi o di stare con noi o di conquistarci o tutta una serie di cose. Allora, partiamo con le persone che hanno scelto il primo dado, che secondo me è viola. Ha un leggero daltonismo, perché mio padre era daltonico, però penso che le donne non possano essere del tutto daltoniche, non so perché questa cosa, ma credo che sia così. O dico una cazzata, comunque ho una leggera discromia tra i due occhi, per cui diciamo che il mio occhio sinistro vede più viola, il mio occhio destro vede più blu, per cui io dico che è viola il dado numero uno. Vediamo, la persona che ho in testa lotterà per stare con me, lotterà per me, lotterà per noi. Oh, la Peppa, è uscita subito la carta degli amanti. Che è una carta che rappresenta anzitutto gli amanti, proprio intesi come amanti, cioè gente che fa sesso. Tra parentesi ci metto anche sotto commento di Didascalico, beati voi. Allora, questa carta potrebbe dire che in realtà non tanto beati voi, cioè beati voi stavo scherzando, perché in realtà, visto che la domanda è lotterà per noi, allora, potrebbe essere che questa persona veda il vostro rapporto come solo un'attrazione sessuale o solo una relazione sessuale o solo qualcosa che ha a che fare col sessuale. Per cui dipende che tipo di domanda volete fare. Cioè, se la domanda è lotterà per mantenere la relazione sessuale, sì. Se la domanda è per andare oltre a una relazione di tipo sessuale, ecco, sappiate che questa persona cioè lotta per l'aspetto, è una persona molto pratica. Cerchiamo di guardare i lati positivi delle cose, cioè è una persona pratica. Quindi probabilmente diciamo che quando passa la fase dell'innamoramento e della sperimentazione sessuale, molte persone potrebbero distaccarsi, no? Quindi forse voi vi chiedete, andrà oltre, ci sarà un interesse ulteriore, ci sarà...
ci sarà qualcosa in più. Scusate il silenzio, però sto riflettendo. Sto riflettendo, mi è venuto un attimo di tristezza. Allora, lotterà per me. Cosa posso dirti da questa carta? Il seme della lotta potrebbe esserci, dipende tutto da in che modo vuole sviluppare il vostro rapporto. Allora, innanzitutto c'è un piccolo problema, che la persona di cui stai chiedendo e da cui pretendi un certo sforzo, perché lottare presuppone uno sforzo, no? Cioè si chiama lotta, già io mi stanco solo con la parola lottare, è una persona leggermente esaurita, che ha una sorta di esaurimento psicofisico, per cui non è propriamente nelle condizioni di poter lottare, no? È molto impegnata, è molto affaticata, è molto incasinata a livello mentale. Probabilmente ricercava nella relazione con te anche uno stacco da questo esaurimento, cioè non si aspettava che questa relazione diventasse pesante tanto da dover sforzarsi per tenerla, mantenerla o accrescerla. Per cui questo è un leggero problema al fatto che lotti per te. Ma dal mio punto di vista è come se tu ritenessi, dal mio punto di vista, che il vostro incontro, la vostra conoscenza, sia qualcosa di predestinato. Cioè tu ritieni questa persona è una persona che in qualche modo è destinata a essere nella mia vita. È predestinata. Per cui capisco che i presupposti siano quel che sono, però dal tuo punto di vista vale talmente tanto la pena lottare che ti stupisci che ancora non lo stia dimostrando, perché dici, ma come? La vita ci dice che dobbiamo stare insieme. I miei sentimenti dicono che dobbiamo stare insieme. La forte attrazione che c'è tra di noi dice che dobbiamo stare insieme. Capisco che sei stanco, ma abbandona tutto quello che stai facendo perché devi stare con me, perché siamo predestinati. Quello è quello che tu pensi. Cioè, datti la giusta priorità, caro mio. Rimboccati le mani e fai qualcosa. Questo è, diciamo, quello che tu pensi, quello che tu vorresti, quello che tu senti. Allora, secondo me le carte in questo momento ti consigliano di fare un atto di consapevolezza, e secondo me riguarda il fatto che questa persona ha troppi problemi, è esaurita, è stanca, è confusa, perciò non insistere. Se tu pensi veramente che il vostro rapporto sia importante, che siate predestinati, che non ti sei mai sentito così o sentita così con nessuno, se ne hai la convinzione dentro di te, allora fatti forte di questa convinzione e non stressare ulteriormente questa persona, perché se veramente siete destinati, cioè stai tranquillo o stai tranquilla, le cose verranno a momento debito. Evidentemente ci sono delle cose da risolvere prima che sono di altra natura e che esauriscono la persona che pretendi che lotti per te. Perciò questa carta ti dice: non ti fare troppi discorsi, non lascia perdere la paura, lascia perdere i dubbi e cerca di ragionare in maniera un po' più distaccata. Cerca di capire che non si può in questo momento avere ciò che tu desideri, probabilmente pur lottando, ti dirai io. Lottare non cambierebbe la situazione attuale, evidentemente. Perciò prendi atto di questa cosa, perché altrimenti poi
colpevolizzi inutilmente la persona di cui sei innamorato o di cui sei innamorata, e questo non fa che complicare ancora di più le cose, esaurire ancora di più questa persona. Capisci che entri in un circolo vizioso, per cui prendi pace, calmati, perché evidentemente in questo momento non si può fare nulla, secondo me. Allora, l'ultima carta ti dice che... Ti stai facendo un sacco di seghe mentali. Cioè, mi spiego. Questo è tipico soprattutto delle donne, ma anche di alcuni uomini di mia conoscenza. Allora, siamo abituati a pensare che l'amore sia una cosa chissà quanto complessa, chissà quanto difficile, eccetera, ma in realtà lo scopo dell'amore è amare qualcuno, no? Tu ami una persona, amare vuol dire che vuoi che questa persona stia bene. Se tu vuoi questa persona per te, più che altro è possesso, però va bene anche quello, ognuno fa quello che vuole nella vita, no? Allora, però questa carta ti dice, di base ti fai troppi pippi mentali, perché... se già state insieme, se già vi amate, se già fate sesso o comunque siete attratti, se questa persona è esaurita è inutile già continuare a pensare finché ti va a fuoco la testa, a recriminare, a dare colpa, a distribuire giudizi, perché tanto non ti sposti poi da questa situazione. Tu hai la sicurezza che questa persona sia per te, allora stai tranquilla. Se è per te arriva, se non è per te non arriva, e questa è la cosa difficile. Accettare l'imperfezione dell'amore, e l'imperfezione dell'amore, ragazzi, vuol dire che non siamo mai al tempo sincronizzato con l'altra persona. Ma io ne vedessi di storie dove vedo che due persone si incontrano a metà strada e sono sintonizzate. C'è sempre qualcuno che ama più di un altro, c'è sempre un altro che non è convinto, c'è sempre l'orgasmo simultaneo difficilmente esiste, non so come spiegarvelo, per cui di base dice non farti delle pippe mentali, guarda cosa c'è. C'è qualcosa, è già tanto, prendi quello che c'è. Secondo me questa stesa, il numero uno, viola, ti dice non pretendere che lotti, perché per cosa deve lottare? Per cosa deve lottare? Perché non ti basta quello che c'è? Cos'altro vuoi? Perché evidentemente non è la situazione giusta per cui si debba lottare. Io non so cosa è successo, non so chi siete, però continuare ad arrovellarsi su quello che questa persona potrebbe o dovrebbe fare e non fa è la strada sbagliata dal mio punto di vista. Per cui, siccome c'è la carta delle vite passate e penso che non sia una fantasia ma sia la realtà, stai tranquilla. O stai tranquillo, che arriva senza bisogno di lottare, ok? Ora andiamo a rispondere alle persone che invece hanno scelto il secondo mazzo, quello col dado rosso contraddistinto dal numero 2. Quella persona a cui io penso, di cui sono innamorata o con cui sto insieme o vorrei stare insieme, lotterà per me? Io devo dirvi che nella lettura precedente, quella del numero 1, cioè alla fine sembra brutta, ma cacchio, stavo per dire un'altra parola. Io avrei voluto scegliere quel dado, perché alla fine se si è destinati, ci vogliono 10 vite, ma chi c'ha fretta? Cioè, impara a sviluppare il dono della pazienza. Preferisco una cosa che ci metto 30 anni, ma sono certa che arriverà, a una cosa che... cotto e mangiato, capito? Quindi alla fine non è questione di lottare ma di aspettare. Vediamo invece nella numero 2 che cosa ci dicono le carte. Allora, vediamo che carta esce. Quella, ecco, ho la Peppa. Allora, sta persona non sa cosa fare. Cioè, tipo dalla padella alla brace. Oppure fa una cosa e poi fa il contrario e dopo sembra che lotta e poi che si arrende. Oppure vorrà lottare e poi si arrende, non si capisce una mazza. Sarà sicuramente un uomo la persona a cui sto scherzando. A cui avrete pensato. Cioè prima dice una cosa, poi dice un'altra.
poi fa una cosa, poi fa un'altra, manco lui o manco lei sanno quello che devono fare. Quindi può anche essere che a causa di questa modalità non stia facendo nulla poi nella pratica, perché alla fine, cioè, chi è che non sa cosa fare non fa nulla, no? Allora, secondo me questa persona qua, come posso dire, pensa che ci siano degli ostacoli troppo grossi, cioè perché ha questo atteggiamento indeciso sul lottare o meno, perché pensa che sarebbe una lotta inutile perché ci sono dei problemi troppo grossi, oppure perché vi siete lasciati, o tu, io spero di no, perché io lo sconsiglio sempre quando c'è questa strategia del cazzo dove uno finge di lasciare l'altro, finge di arrabbiarsi per vedere se l'altro gli dà dimostrazioni. Ditemi che non fate questa cosa orrenda o disiscrivetevi dal mio canale, perché io aborro questo tipo di comportamento. Comunque è successo qualcosa per cui questa persona pensa non vale la pena di lottare, cioè non vale la pena perché il risultato è troppo incerto, quindi si fa prima a buttarsi giù dalla finestra, no? Perché se tutte le porte sono ostruite, se tutte le finestre sono piene di fuoco, l'unica è buttarsi, no? Se non c'è modalità, se io tutte le cose che tento non funzionano, se ho già lottato e tutte le volte ho fallito, perché devo rifarlo? Probabilmente questa persona avrebbe anche il sentimento, la voglia, però questo fulmine che mi rappresenta un po' la torre mi dice: già l'ho fatto e già sono beccato male, mi sono beccato male, già l'ho fatto, c'ho troppi problemi, oppure già l'ho fatto e tu mi inquini i pozzi o mi metti il bastone tra le ruote o fai dei giochini, perché c'è gente che fa giochini, non li fare, te lo dico perché ti voglio bene. E questo, perché vedi che sta persona poi si confonde, perché dice: ma come? È interdetta, questa persona rimane interdetta. A questo punto tu potresti rispondermi: ma se io ho agito così è per cambiare le cose che stavano stagnando, quindi io ho preso questa decisione, ho fatto questa cosa, ho scatenato questa lite, ho scatenato una rottura per vedere se questa persona lottava per me, perché sennò le cose non sarebbero mai cambiate. Lo so, tesoro mio, che tu mi dici questo, però il punto, vedi che torniamo sempre alla schizofrenia, che non è stata la scelta giusta dal mio punto di vista. Le cose è vero che stanno cambiando, ma sei sicuro che andranno a cambiare per il meglio? Io non lo so, perché siamo solo alla terza carta. Quindi quindi questi up and down, questo modo di passare da un giorno gioioso e convinto a un giorno infelice e non convinto è diretta conseguenza di quello che sta succedendo, e tu dai la colpa a questa persona perché non prende una decisione, perché non lotta fermamente per conquistarti o per tenerti a sé, mentre questa persona in realtà ha il dubbio se continuare anche solo ad averci a che fare con te, visto come si sente, e secondo me non sta bene, cioè comincia a soffrire molto di questo rapporto che avete. Invece questa carta della condivisione ti dice: ma fermi un attimo, parlaci, ascoltalo o ascoltala, dagli, perché l'amore è dare, non prendere, ragazzi, insommi capi, l'amore è dare, non prendere. Quindi a questo punto dai una mano a sta persona che si trova in una brutta situazione, invece di aspettarti che sia lei a lottare, perché la domanda è sempre: lotterà per me? Dagli un attimo di pace, un attimo di tregua. Io giuro che me lo sposo il primo uomo che mi dà un attimo di tregua.
Io sono contraria fermamente al matrimonio. Quindi questa carta dice: non fate fatica. Cioè, voi vi immaginate, io non so se vi rendete conto, sarà che io leggo le carte alle persone, conosco tante persone in generale che mi parlano dei loro problemi, quanto in realtà sia semplice a volte. Cioè, basta che dopo una lite, uno dei due offra un... come si dice? Offra un... abbia un'offerta di pace nei confronti dell'altro. Ordinate una pizza, datevi un abbraccio, chiedetevi scusa. Non vale la pena a volte, cioè il 90% dei litigi sono totalmente inutili. E questa carta dice, invece, cioè quando lui è lì che pensa, o lei, che chissà cosa cavolo deve fare per avervi, fategli capire che non deve fare niente, perché se lo amate già vi ha. Non mettetevi su uno scaffale come se foste merce pregiata a cui una persona deve ambire per forza. Mi dice questa carta, siate voi a offrirvi, abbiate un po' di fiducia in quest'altra persona, non rendetegli la vita impossibile per conquistarvi. E infatti chiudiamo in bellezza con la pienezza, che ci dice che cosa ci dice? Mi sembra troppo pizza e fighi sto conclusione, fatemi pensare. O avete creato l'uragano Mary dentro una tazzina di caffè, e quindi a sto punto, visto che poi vi consiglio di lasciar perdere, tutto si sistema come per magia in 448, però mi sembra un po' troppo una previsione ottimistica. Oppure questa carta dice, comunque vada, sarà un successo, no? Questa è una frase che dico spesso perché a volte ci sta, nel senso che proprio in questo senso, non è che ce ne sia un altro. È un po' come Pretty Woman, no? Alla fine, quando dice che lei si aspetta di essere salvata, invece è lei che salva lui. Forse dovreste fare questa cosa, cioè, se ti aspetti che questa persona lotti per te, fai così, fai prima se lotti te per questa persona. Probabilmente già il gesto di lottare ti farà sentire pieno, ti farà sentire bene, ti farà sentire a dispetto del risultato, perché poi il risultato io non ve lo garantisco, ci sono solo 5 carte, però le carte vi consigliano, se proprio, invece di fare lottare questa persona per te, prova a vedere se tu, lottando per questa persona, ottieni qualcosa. Allora, vediamo per chi ha scelto invece il dado giallo, l'opzione numero 3. La domanda rimane quella che abbiamo fatto per le prime due scelte, ovvero questa persona che mi interessa, o con cui stiamo insieme, o con cui ci siamo lasciati, lotterà per me? Allora, le prime due letture abbiamo detto, già mi sono dimenticata, oddio santo. Allora, la seconda era, è meglio che sei tu a lottare per lui o lei. La prima era, dagli un attimo di relax perché non c'ha le forze fisiche per lottare. E comunque tanto, prima o poi vi dovrete mettere insieme perché siete destinati. Quindi vediamo se questo dato giallo dice che esiste qualcuno che lotta per qualcun altro, perché vorrei tanto sapere che è così, che esiste un uomo o esistono donne che lottano per altri. Vediamo. Che cosa ci dice? Anche se io ormai sono in fase pessimistica della vita, pessimismo cosmico tipo Leopardi, e penso, tanto se lotterà per te, tu non lo vuoi, perché deve lottare per te? Vabbè, andiamo a vedere cosa ci dice la lettura di queste carte di Osho Zen. Allora, vediamo che cosa significa. È uscita la carta della fioritura. Allora, secondo me questa carta significa, cioè io no, io questa carta la vedo che questa persona è lì tranquilla che si fa i cazzi sua, quindi io non la vedo pronta ad andare in guerra, tipo per la legge d'attrazione vengono a me, se vuoi venire tu ok, se no che venga chiunque altro, tanto sono qui pronta e
è disponibile. Cioè, lo sapevo che non c'era nessuno al giorno d'oggi che lotta per qualcun altro. Quindi direi che per ora vediamo il vostro partner o presunto partner tranquillo lì che aspetta, bello seduto. Allora, vediamo il perché di questa scelta. È venuta fuori la carta in viaggio. Allora, che cosa significa? Significa che questa persona o deve partire per andare da qualche parte e quindi dice, diciamo, ha un altro obiettivo che è lottare per questo rapporto, oppure è una persona che non lotta perché vuole andare verso un'altra relazione o un altro luogo geografico o un'altra relazione. Niente, mi vengono in mente solo queste due ipotesi. Sarà che è molto tardi, ormai saranno quasi le 4, quindi. Questa persona è in cerca di qualcosa che ancora non conosce o in un posto dove ancora non è stata o una persona che ancora non conosce. È volta verso qualcosa che non siete voi, per cui la vedo difficile che voglia lottare per questo rapporto. Allora, io la carta della totalità la vedo sempre come il numero 3, non so perché. Soprattutto in questa posizione mi dice che forse voi lo sapete in realtà che questa persona ha qualcun altro. È una persona che è già impegnata o si sta interessando a qualcun altro. Ed è per questo che non sta lottando per il vostro rapporto. Forse perché è una persona che appunto in un qualche modo vi ha dato le spalle e sta pensando a qualcun altro. Oppure sempre propendendo per per l'ipotesi del viaggio, per l'ipotesi del fatto che sia interessato a un altro settore della vita, la carta della totalità mi potrebbe dire che questa persona ha bisogno di sentirsi libera, oppure ha un sacco di impegni. Ha un sacco di altre occupazioni e quindi non pensa a lottare per voi, perché questa persona concepisce il rapporto in maniera diversa che lottare per un rapporto. Allora, che cosa puoi fare? Innanzitutto ascoltare quello che ti dice il tuo istinto, no? Il tuo istinto dice. Cosa dice? Che i tarocchi sono sbagliati? Che questa persona a cui tu pensi è un traditore, che veramente non vuole lottare per te, che vuole lottare per te, io non lo so. Però questa carta dice ascoltati, perché tu ce l'hai la risposta dentro di te. Magari tutto il mondo ti dice che stai sbagliando, che non vedi le cose per quello che sono, e invece tu non ti preoccupare che tu hai già capito. Quindi che cosa hai capito? Che cosa sta succedendo? Perché questa persona è occupata in altro invece che lottare per te? Hai chiesto alle carte, ma lo sai meglio delle carte. È questo che ti dicono le carte. Allora, l'ultima carta uscita invece è quella della pazienza. Che cosa ci dice? Ci dice ascolta la tua voce interiore, quindi tu in realtà sai cosa sta succedendo meglio di me, però adesso devi esercitare la pazienza. Evidentemente le conclusioni che trai ti dicono che è meglio aspettare. Forse questa persona ha qualcun altro, un'altra situazione da risolvere ed è meglio aspettare. Forse quest'altra persona deve andare a fare un viaggio ed è meglio aspettare. Forse questa persona ha deciso di effettuare un cambiamento importante nella sua vita dove non sembrate essere previsti, però questa carta continua a dirti abbi fede, abbi pazienza. Perché il tempo è una questione molto importante in questa faccenda e non siamo più capaci di aspettare. Se ci pensate, gli alberi aspettano, cioè gli alberi fioriscono in primavera,
Poi a un certo punto arriva l'autunno, cadono le foglie, loro aspettano perché sanno che dopo l'autunno arriva l'inverno e dopo l'inverno torna la primavera e quindi vale la pena aspettare. Questo tipo di fede gli esseri umani l'hanno persa. E questa carta ti dice: no, tesoro mio, la vita è un ciclo e tu non puoi pretendere di avere quello che vuoi se non rispetti questa ciclicità e il tempo che serve per fare dei passaggi, soprattutto alle persone. Per cui lascia che questa persona finisca, concluda il ciclo che ha cominciato, che si tratti di un viaggio, che si tratti di un partner ufficiale da cui vuole separarsi o che si tratti di altro. Qualunque cosa sia, le carte ti dicano abbi pazienza, perché è l'unica cosa che tu puoi fare in questo momento storico della vostra relazione. Quindi, a me non pare che una di queste persone, di questi uomini o donne, abbia intenzione di lottare. È un momento storico duro, penso che sia qualcosa che non fa più nessuno di lottare. Però magari avete tratto degli spunti o dei suggerimenti utili da applicare alle vostre relazioni. Io vi mando un bacio, sono contenta che avete passato questa mezz'oretta insieme a me, alla prossima!